la predicazione del regno di Dio. Gesù predica il regno di Dio è vicino. Accompagna la sua predicazione con i miracoli. Sono miracoli di ordine fisico nella natura, la tempesta sedata, per esempio, la pescagione miracolosa, moltiplicazione dei pani, oppure con segni e prodigi sulle persone, ciechi che vedono, sordi che odono, muti che parlano, paralitici che si raddrizzano, oppure con conversioni, Maddalena che si converte, la samaritana, l'adultera, oppure con le liberazioni, tante liberazioni di Gesù, per cui attraverso i miracoli di diverso genere Gesù conferma la sua predicazione. Per un momento vogliamo adesso vedere il contenuto della predicazione di Gesù. Il primo punto è la conversione. Convertitevi, credete al Vangelo, alla buona novella. Dunque una conversione è un'esigenza maggiore di vita morale. Il discorso della montagna fu detto agli antichi, farei così, così e così, ma io vi dico, cioè Cristo esige qualche cosa in più e dice: non sono venuto ad abolire la legge ma a perfezionarla. Dunque i 10 comandamenti non vengono aboliti ma vengono perfezionati, vengono osservati per amore di Dio. La giustizia non è stata quella legale, l'osservanza esterna della legge, ma è la giustizia interiore, la santità interiore. Diceva per esempio ai farisei, i quali volevano che i discepoli mangiassero con le mani pulite fino al gomito, oppure che quando venivano dal mercato dovevano lavare le stoviglie, eccetera. E Gesù dice: ipocriti, la purezza che io esigo è quella interiore, e il bicchiere interiore, ripulite l'interno, ripulite il cuore, dal cuore escono le intenzioni cattive, le opere cattive, ripulite il cuore. Per cui esige una giustizia interiore, cioè un'osservanza interiore, e un'osservanza più perfetta. Fu detto agli antichi: amerai il prossimo tuo come te stesso, amerai il tuo fratello e avrai in odio il tuo nemico. Invece vi dico: amate anche i nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male, se qualcuno ti toglie il mantello dagli anche la tunica, se qualcuno ti percuote la destra porgi anche la sinistra. Per cui abbiamo una morale più alta, più intima, perché il regno di Dio è dentro di voi, non è fuori di voi. E poi cosa predica? Predica il rinnegamento di noi stessi. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Parla delle due vie, la via larga e la via stretta. Gli domandano: sono più quelli che si salvano o quelli che si dannano? E Gesù non è dolce come al solito, dice: ma state attenti, cioè metti in attenzione contro la perdizione, il pericolo di perdersi. C'è la salvezza per tutti, ma facendo il bene ed evitando il male. Per cui non è un Dio buonaccione, curvice, ne parlava anch'io, no. Osservanza della legge del Signore, l'amore di Dio, l'amore del prossimo.
l'amore di Dio, amare il Signore di Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le tue forze, amare il prossimo come te stesso, amarti gli uni gli altri come io vi ho amato. Per cui esige un amore più grande, un amore più esteso, più perfetto, per essere figli del Padre. Perché se voi amate i vostri amici, fate del bene ai vostri parenti e amici, che cosa cambia in voi? Anche i pubblicani, anche i peccatori, anche i pagani fanno lo stesso. Per cui l'amore del nemico, fare il bene a chi ci fa del male, sono tutte cose difficili a farsi, però il nuovo regno esige questo. Poi per la gente il contenuto della predicazione, Gesù già ha detto che predica sulla montagna le 8 beatitudini, beati i poveri, beati gli afflitti, così cambia le carte in tavola sul modo umano di pensare. Beati i ricchi, noi diciamo, beati i coraggiosi, noi diciamo, beati coloro che godono la vita, beati coloro i quali si fanno valere, invece no, beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i perseguitati, beati i puri di cuore, beati i pacifici. Ancora, durante la predicazione cosa dovete fare? Portare la pace. Portare la pace, però qui bisogna stare attenti. Portare la pace non ad ogni costo. La pace si dà e si riceve. Chi non è disposto a ricevere la pace, non data la pace, ritiratela, perché non si perda. Ecco, per esempio, non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, curate i malati, predicate a tutti che il regno di Dio è vicino. Quando entrate in una città e non vi accoglieranno, uscite nelle piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai vostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quei giorni Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Cioè, dice, quando entrate in una casa augurate la pace. Se ivi si trovano figli della pace, bene, datela. Ma se non si trovano figli della pace e non vogliono ricevere la pace, ritirata la pace perché non si è sciupata. Dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Ancora Gesù, a proposito di pace, dice non la pace ad ogni costo. La pace è un dono di Dio che va ricevuto, ma questa pace va soggetta alla verità e al bene. Difatti dice così: sono venuto non a portare la pace, ma sono venuto a portare la guerra. Guardate un po' cosa dice il Signore, il re della pace, Gesù. Dice, sono venuto non a portare la pace, ma a portare la guerra. Dunque c'è una guerra buona e c'è una pace cattiva. In quel giorno io metterò
2 contro 3, 3 contro 2, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e nuora contro suocera, perché vengo a portare la divisione. Che significa questo? Che è la verità che discrimina. Quando c'è di mezzo la verità, e allora la pace si fa con quelli che accettano la verità, oppure con quelli che accettano il bene. Se una pace distrugge il bene o compromette il bene, allora quella pace è iniqua. Cioè la pace deve combaciare con la verità e con il bene, perché è scritto: giustizia di pax osculate sunt, la giustizia e la pace si sono baciate. Non ci può essere pace senza giustizia, quello che è giusto. Però non è la giustizia a modo nostro, non è la giustizia personale. Nella giustizia personale ognuno può rinunciare al proprio diritto, così chi ha rubato il mantello dà anche la tunica, è un'osservazione che dà il Signore. Io rinuncio al mio diritto di avere la tunica. Io sono percosso dalla guancia destra, è chiaro che io sono percosso, ma se voglio dare di più, rinunziando al mio diritto, do anche la guancia sinistra. Questo nell'agire personale. Ma quando è compromessa la verità o è compromesso il bene comune, allora no, Dio non vuole. Ecco perché abbiamo tutti quei rimproveri contro quelli che amministrano la giustizia. Voi avete permesso che i caproni percotessero le pecore. Ecco, c'è la condanna per coloro che non fanno giustizia. C'è l'esortazione a togliere il malvagio in mezzo a voi. C'è l'esortazione a mettere fuori i maldicenti, perché compromettere il bene della comunità. Cioè quando c'è di mezzo o la verità o il bene comune, allora non ci può essere pace. Cioè la pace è condizionata, meglio, è data con questo che ci sia sempre la verità e c'è sempre la carità, cioè la carità comune. Questo quando si tratta di pace, per cui la pace non ad ogni costo, ma la pace con la verità e con la carità, con il bene comune, ossia quando c'è di mezzo la verità, quando c'è di mezzo il bene, allora non è la pace ad ogni costo. Ci può essere anche la divisione, così a causa di Cristo io metterò divisione in famiglia: padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlio, figlio contro madre, perché c'è di mezzo Cristo, c'è la verità. Non è poi possibile dire, beh, come dice figlio ne parla meglio. No, c'è la verità. Io non posso dire, beh, crediamo a Cristo, anche perché quattro sono tre, ma tira avanti, quattro, tre, in paradiso uguale, siamo, cioè, se c'è trinità o quaternità, non si fa niente. Gesù Cristo è vero Dio, ma io dico che è vero soltanto uomo, e vabbè, uomo, tira avanti, facciamo, no, la verità bisogna che sia fatta, perché non ci può essere pace, pacifismo, irenismo, quando c'è di mezzo la verità, così anche il bene comune. Se c'è qualche cosa che nuoce alla comunità,
giustizia vuole che si tuteli il bene della comunità. L'Apostolo porta l'esempio della pera marcia. Se c'è una pera marcia in un cesto, la si toglie, si sacrifica, perché quella può corrompere, e non ci fa niente, all'ultimo poi se ne parla, all'ultimo quando il cesto è tutto marcito. Per cui ecco la pace, il senso della pace. Il senso della pace è sempre questo: la verità, nella verità, nella carità e nella giustizia. Quando si tratta di un bene comune oppure di una verità, c'è di mezzo Cristo. Per cui diceva bene San Giovanni, l'apostolo dell'amore, se qualcuno nega Cristo, questo per te sia come l'anticristo, non ci mangiare e non ci bere. Quando c'è una verità che viene lesa, sapete, gli antichi erano molto più stretti al riguardo. Il concilio di Nicea si radunò e scomunicò, per che cosa? Per un iota, omusios oppure omusos, e per un iota che comprometteva la verità, scomunicò mezzo mondo. Potevano sorpassarsi, che diceva omusos, omusos, avete davanti, ma siamo in pace. No, non siamo in pace, perché c'è la verità di mezzo, oppure il bene comune, oppure una legge morale. Quando Edoardo VIII, re d'Inghilterra, voleva annullare il matrimonio perché voleva sposare Anna Bolena, la sua amante, e allora si rivolse al Papa per annullare il primo matrimonio, il Papa risponde: se avesse due anime, la darei una per te e l'altra per salvarmi, ma anima ce n'è una. E la legge di Cristo è che il matrimonio è indissolubile, è un matrimonio vero, valido, e io non la posso abolire. Ma io trascinerò lontano dalla Chiesa tutto il mondo anglosassone, l'Inghilterra, la Scozia e tutto. Fa quello che vuoi, ma la legge di Dio è questa. Ossia il Papa, non per conservare la pace, permise anche la divisione, anche l'apostasia del mondo occidentale, pur di conservare la legge del Signore. Dunque non pace ad ogni costo. Quando c'è il bene comune, quando c'è la legge di Dio, quando c'è la verità da tutelare, e allora prima la verità, prima la giustizia, prima la carità, bene comune, e poi tutto il resto. Del resto, come dice il Vangelo, se ci sono uomini di pace, la pace resterà in quella casa. Se non ci sono uomini di pace, ritirata la pace, non datela, anzi, uscendo, scuotete la polvere dai vostri piedi e andate via. Un aneddoto per ridere: alle volte quando le parole si prendono con troppo, cioè alla lettera, senza capire il senso, sono andate due da un parroco, erano due catecumenali, questo qualche 20 anni fa, ed erano questi evangelizzatori. Allora gli dissero: Gesù è risorto, Gesù è risorto. Dice che anche Gesù è risorto, anche tu. Io non credo. Dì che Gesù è risorto e non lo voglio dire. Allora fecero questo gesto: scuotiamo anche la polvere davanti a te e ce ne andiamo. Poi beh, viene da me, ma tu pazzo questo. Questo è pazzo, perché non... perché hanno citato il testo del Vangelo: scuotete anche la polvere. Ma io sono pazzo. Vengono dal parroco
volevano che il parroco ripetesse quelle loro parole. Il parroco è indispedito, non ci vuole dire niente, e loro scuotono la polvere, le calzare se ne vanno. Ecco, quando non comprendiamo il Vangelo, non fatelo questo, sappiate comprendere il Vangelo. Comunque i termini sono questi. Allora Gesù cosa, in pratica, cosa ci dice? Cosa diceva? Era venuto a instaurare il regno di Dio, predica la conversione, predica una morale più rigida, porta stretta e porta larga. Molti sono quelli che imboccano la porta stretta, pochi sono quelli che imboccano quella larga, pochi sono quelli che imboccano la bocca stretta, e cioè la strada stretta, la rinuncia a se stesso, che prende la propria croce, seguirlo, lascia che i morti seppelliscono i morti, tu seguimi, che mette mano all'aratro e guarda indietro, non è degno del regno di Dio. Mette la divisione in famiglia quando si tratta di lui. Non possiamo vendere Gesù, non possiamo vendere la verità, non possiamo vendere il bene ad ogni costo per avere la pace. Questo pacifismo è contrario al senso di Cristo, al senso degli apostoli e al senso di tutta la Chiesa. Quando tuo fratello, dice qui i due celebri testi 17 e 18 di Luca e di Matteo, quando il tuo fratello ha peccato contro di te e ti chiede perdono, tu lo perdonerai 70 volte 7, non una volta sola. Però ha peccato contro di te e chiede perdono a te, tu darai il perdono. Però quando si tratta di un bene comune, c'è l'altro testo, quando un fratello pecca, allora va e ammonisce da solo. Quando non si vuole correggere, prende un altro, perché davanti a due testimoni e questui si ravveda. Se, terza regola, se non vuole ascoltare i due fratelli, dilla alla Chiesa, all'assemblea, alla comunità. La comunità giudica. Se non vuole ascoltare neanche la comunità, allora sia per te come un etnico, un pubblicano, come uno scomunicato, uno con cui non si può trattare, non si può neanche mangiare e bere. Questa è la regola evangelica applicata anche dagli apostoli, per cui bisogna anche prevedere questi casi e questa regola, in modo che noi possiamo avere la pace, ma la pace giusta, la pace di Dio, non la falsa pace dell'animismo, perché siamo responsabili davanti al Signore. E soprattutto il Signore vuole l'amore, predica l'amore, l'amore ad ogni costo, amatevi gli uni gli altri. Amarci fino a dare la vita per i propri fratelli ed umiliarci gli uni davanti agli altri, non ambire i primi posti, lavare i piedi ai fratelli, e quel contenuto così sommario della predicazione di Cristo. Predicazione di Cristo che viene ripetuta dalla Chiesa, come ritroviamo così nelle lettere apostoliche, nelle lettere di Paolo, che viene ripetuto nella predicazione della Chiesa, nel Magistero della Chiesa, e che viene ripetuta anche oggi. Dobbiamo ripresentare il Vangelo così com'è, senza addolcimenti. Diceva San Francesco, quando predicate, la vostra predicazione sia breve. Dite il bene e il male, il premio o la condanna, l'inferno e il paradiso. Così breve, ma sicuri, perché questa è la volontà di Dio. Anche noi dobbiamo avere una dottrina sana,
sicura e impegnarci per questa dottrina, perché questo significa vivere il Vangelo, accettare la buona novella. Poiché Cristo predicò così, l'ammazzarono. Ecco qua. L'ammazzarono perché diceva la verità, e la verità o partorisce così amore e ci rende liberi, o partorisce odio e ci partorisce alla morte. Per quelli che avevano il potere, la verità di Cristo partorì la morte, per cui l'ammazzarono sulla croce. Anche gli apostoli tutti morirono ammazzati, perché predicavano la verità, predicavano Cristo verità. Oggi dovremmo ripresentare la verità agli uomini, tutta intera. Il Vangelo dell'amore comporta la presentazione della verità, perché carità vuole che noi predichiamo la verità, che è l'unica via della libertà. L'uomo è veramente libero quando possiede la verità, e carità vuole che noi diamo la verità per rendere gli uomini liberi. Amen. Thank you.
E allora vediamo un po'. Qualche eccetera. Sì, cioè c'è una pace fittizia, cioè pace, pace, e nel cuore non c'è pace. C'è la guerra nel cuore, e allora no, la pace deve essere sincera, perché se c'è una pace fittizia, e allora c'è il fuoco che cova sotto la cenere, oppure c'è l'intonaco che può coprire le buche, e quando viene poi l'uragano il muro non c'è più. Così Ezechiele parla contro gli intonacatori di pace. La pace coperta quando c'è il buco. Facciamo pace, non ne parliamo più. Ezechiele 13. Ci sono quelli quali vogliono la guerra ad ogni costo. Hanno pace sulla bocca, ma guerra nel cuore. Quante volte succede? Facciamo pace. Facciamo pace. È successo anche qui in mezzo a noi. Pace, 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 tutte. Ma che? C'è la guerra nel cuore. Bisogna pacificare prima il cuore, cioè la pace prima deve essere interiore e poi esteriore. Il gesto di pace che noi facciamo, datevi la pace, se è un gesto esteriore non accompagnato dalla pace interiore, quello è un gesto falso. Anche Giuda baciò il maestro, ma aveva desiderio nel cuore. Per cui bisogna stare attenti che ci sia la pace interiore e la pace esteriore. Quando diamo il segno della pace o quando facciamo un gesto di pace, in realtà quella deve essere espressione di una pace interiore. Altrimenti, quello che hai detto tu, il testo del hanno pace sulle labbra e guerra nel cuore. Il Signore vuole la pace, cioè, però quando, e allora no, la pace vera vuole il Signore. Ecco il testo, per esempio, un bellissimo testo. Poiché, dice così, ce l'ha contro i profeti. La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi. Non avranno parte nell'assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro di Israele. E allora sapranno che io sono il Signore Dio, poiché ingannano il mio popolo dicendo pace, e la pace non c'è. Mentre essi si costruisce un muro, ecco, essi lo intonacano di mota. Di a quegli intonacatori di mota: cadrà, scenderà una pioggia torrenziale, una grandine grossa si scatenerà e un uragano soffierà, ed ecco, il muro è abbattuto. Allora non mi sarà forse domandato: dov'è la calcina che con cui avete voi intonacato? Ecco, demolirò il muro che avete intonacato di mota, lo atterrerò e le sue fondamenta rimarranno scoperte. Esso crollerà e voi perderete insieme, eccetera, eccetera. E allora questo dice così. E allora i profeti di Israele che profetarono su Gerusalemme e vedevano per esse una visione di pace mentre non vi era pace, oracolo del Signore. Il muro non c'è più e neppure gli intonacatori. Ossia, il profeta qui Ezechiele se la prende contro quelli che tra i profeti, cioè dei falsi profeti che dicevano pace, 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 quando pace non ce n'era. C'è Geremia, pure, il profeta di sventure, sempre diceva cose strane, sempre sventure.
Mi diceva così: quando mai si è sentito un profeta che dica pace? Il profeta c'è per dire male, ossia per mettere in guardia contro il male che c'è, perché se un profeta comincia a dire pace, 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 non fa il vero profeta. Questo è un concetto che ricorre in Ezechiele, e allora è la verità, è la verità. La pace deve essere prima nel cuore, poi sulle labbra, poi nelle geste, perché se non c'è pace nel cuore, saranno inutili e farsi gli altri gesti di pace. Bene, poi lì bisogna, ecco, c'è una virtù che si chiama prudenza, la quale è la regina di tutte le virtù, perché è l'occhio di tutte le virtù. E allora c'è il discernimento: se io vedo un maggior bene nell'accomodarmi, tutto considerato è un maggior bene, e allora io permetto il minor male, con volontà permissiva io permetto un male minore per guadagnare e gioca il dono del consiglio, che attraverso il discernimento vedrà cosa è meglio. Tante volte si permette un male minore per tutelare un male, cioè un bene per trovare un bene maggiore. Qui non si può andare, no. Quando c'è di mezzo la verità di Dio, vale il... prendiamo un testo, Deuteronomio. Vedete cosa è Deuteronomio? Aspetta. E dice il Signore così: se tuo padre o tua madre o il tuo fratello ti dirà andiamo, serviamo altri dei stranieri, tu non risparmierai, lo denunzierai, anzi sarai il primo tu a prendere la pietra e a scagliarla contro di loro nel rito della lapidazione. Perciò dice così: se tuo padre o tua madre o tuo fratello o tua sorella ti dice andiamo, serviamo dei stranieri, tu lo denuncerai, sarà condannato alla lapidazione e sarai tu il primo a lanciare la pietra contro tuo padre e tua madre, tuo fratello e tua sorella. Perché c'è Dio di mezzo, prima Dio e poi gli altri. Qui è un po' con la discernimento davanti a Dio, quello che è meglio davanti a Dio. Sale, significa c'è una verità sotto da saperli intendere. Il paradosso cos'è? È una espressione così esagerata che nasconde però una verità, cioè lascia che i morti seppelliscano i morti, tu seguimi. Cioè il Signore voleva dire: non impicciarti in faccende mondane che ti possono impedire la sequela di Cristo. Lascia che i morti, i mondani, vadano alle loro cose, tu seguimi una volta che io ti ho chiamato. Se qualcuno non odia suo padre e sua madre, ecco qua, odiare significa preferire. Se qualcuno preferisce suo padre e sua madre a me, non è degno di me. Se qualcuno preferisce la sua stessa vita a me, non è degno di me. Dunque l'amore preferenziale per Dio, tutto ciò che appartiene a Dio viene al primo posto, perché bisogna amarlo con tutta la mente, tutto il cuore e tutte le forze. Alle volte è difficile questo, però questa è la legge del Signore. L'innamoramento, questo innamoramento. In Dio l'innamoramento è la scelta. Il vero amore è scegliere, è un amore di scelta. Io scelgo Dio, Dio sceglie me, questo è l'amore, scegliere. Non è il sentire, va bene? È il scegliere. Perché Dio Padre, Dio Eterno, non ha cuore. Il cuore è un modo di esprimersi umano per farci comprendere, ma è una libera scelta di Dio.
cioè quando si tratta dell'uomo non è legata al sentimento, ridonda sul sentimento, ma parte dalla volontà. Conseguenza, la conseguenza dell'uomo che è fatto di carne e ossa, all'amore, credere all'amore di Dio è fede, credere che Dio mi ama è fede, poi consegue l'amore a questo atto di fede. Vediamo cosa può succedere così. Sì, è un inconveniente. Ora vediamo. Nel tabellino, si è messo che la comunità è ricevuta il mercoledì dalle noi abbiamo provato, dalla comunità non viene nessuno, tante volte vengono gli altri, i quali entrano, poi viene una dalla comunità e trova tutta quella folla lì. È difficile dire ora andatevi perché c'è uno dalla comunità. Poi la comunità ci ha messo che può venire quando vuole, e in realtà chi dalla comunità viene a qualunque ora, cominciando dalle 7 del mattino fino alle 11 e mezza, è ricevuto di sera. Per cui cioè, tutti quelli della comunità vengono sempre ricevuti, a qualunque orario vengono, non soltanto un'ora la settimana, ma in qualunque ora del giorno vengono ricevute. Perciò, se viene in quell'ora in cui c'è tanta folla che già si è accalcata e non trova, sì, è un inconveniente, però ci sono tante altre ore. Però abbiamo notato, abbiamo osservato esattamente per qualche tempo questo, non far avvicinare nessuno. E succedeva che in quell'ora non veniva nessuno, la gente era fuori ad aspettare, non si riceve nessuno, perché aspettiamo quello della comunità. Per tutta l'ora nessuno della comunità veniva e la gente aspettava fuori. Per cui si cercherà di... però la comunità sempre viene ricevuta. Qualunque orario io ricevo quello della comunità. E c'era un appuntamento o qualche persona che è venuta in maniera straordinaria, questo non succede normalmente, perché noi abbiamo scritto là che la preferenza non è per i raccomandati, o meglio, qui si entra per raccomandazione, c'è scritto. E chi sono i raccomandati? Prima quelli del Padre Eterno, uno, poi il raccomandato di Gesù Cristo, poi il raccomandato dello Spirito Santo e poi il raccomandato degli uomini. E allora chi sono i raccomandati del Padre Eterno? I poveri, quelli hanno la precedenza. Chi sono i raccomandati di Gesù Cristo? I malati. Chi sono i raccomandati dello Spirito Santo? Gli afflitti. E poi vengono i raccomandati degli uomini. Io sono al limite della cosa, io ho la mia età, per cui alle volte arrivo così che non ne posso più, e se non mi distendo un poco non ho più fiato, e allora ci dice a meno 10 minuti, un quarto d'ora non fa che non mi disturbo, perché vengono dalla mattina fino a mezzanotte. Questo povero corpo ha bisogno almeno di qualche momento, ha dei momenti in cui può soffrire della parola del sacerdote, che quel che vale per uno può valere anche per tante. Qual è l'orario in cui la comunità può venire per avere delucidazione? Ogni mattina, tutte le mattine, noi facciamo così un quarto d'ora di stare qui. Prima facciamo una breve evangelizzazione e poi siamo qui. Per cui ed è invitata la comunità, soprattutto la comunità, quelli del gruppo, a intervenire, perché si spiega meglio il Vangelo, si spiega meglio come vivere comunitariamente, si risolvono i casi più urgenti che possono interessare tutta la comunità. Per cui alle 9:30 chi vuole può venire. Ci sono tante persone che possono desiderare una preghiera di purificazione, ogni giorno c'è purificazione,
che desidera l'olio, ogni giorno si può dare l'olio, per cui non è che mancano momenti, momenti comunitari, non mancano catechesi, perché ogni giorno c'è la spiegazione del Vangelo applicata a noi nella Chiesa, poi c'è qui, per cui ogni giorno ho la bocca aperta. Direi che dalla mattina alla sera ho la bocca aperta, chiunque può, diceva Gesù, ogni giorno io ho predicato nel Tempio. È chiaro che a ogni singola persona non si può dedicare, neanche Gesù ascoltava le singole persone perché non ci arrivava. Cerchiamo come meglio si può fare. Dal prete, dal sacerdote, potete andare da Gesù Cristo che è meglio, andate a confessarvi, andate davanti alla Madonna, pregate. Perciò dico sì. Comunque Pascolo non è mancato, perché chi dovesse dire che è mancato il Pascolo, questa direbbe una bugia, perché dalla mattina alla sera io do da mangiare, parola di Dio, sempre do da mangiare, dalla mattina alla sera. Vabbè, questa è una parola che pure servite il Signore nel suo santuario, cioè nel Tempio Santo di Dio, servire il Signore. Perciò, però c'è un altro santuario interiore, tutto va interpretato alla luce del Nuovo Testamento, altrimenti diventa tutto fondamentalismo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Gesù mio sacramentato. O Gesù, qui esposto davanti ai nostri occhi. O Gesù, qui presente nella realtà del tuo corpo e del tuo sangue, guarda questa comunità di sofferenti, è la comunità degli umili e dei poveri che tu cerchi, è la vera comunità nello Spirito. Signore Gesù, siamo qui ai tuoi piedi, vieni Signore Gesù a ricrearci con la tua presenza, a dire a tutti noi: io sono il Signore, il tuo Salvatore, io sono qui, io cerco i miei poveri, io cerco i miei afflitti, perché voglio dare pace, voglio dare consolazioni. Voi siete beati, questo voglio ancora dirvi, beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli, beati voi miti e perseguitati, perché vostro è il regno dei cieli, e a voi io dono la terra in possesso, la terra dei giusti. Beati voi afflitti, perché sarete consolati. Io sono il consolatore. Beati voi affamati e assetati, perché io vi ristorerò. Io sono il pane della vita. Io sono l'acqua che ristora. Beati voi pacifici, voi operatori di pace. Guai a coloro che turbano la vostra pace, saranno spazzati via con gli empi. Beati coloro che operano la pace, che conducono la pace, che stimano la pace in mezzo a voi. Io sono la pace, portate la mia pace in mezzo agli uomini. Beati gli operatori di pace, perché questi sono i figli di Dio. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia, perché i misericordiosi sono i figli di Dio, sono i miei figli. Beati che hai il cuore pieno di amore per il prossimo, per le miserie del tuo fratello, perché costui sarà guardato da me. E beati voi perseguitati, beati voi quando diranno male di voi, perché anche dei profeti hanno detto male, e del figlio dell'uomo hanno detto male. Il figlio dell'uomo ha operato il bene, e gli hanno detto che era Belzebù, che era un indemoniato. Il figlio dell'uomo
ha allargato le braccia per abbracciare tutti, e quelle braccia sono state crocifisse sul legno della croce. Il figlio dell'uomo ha camminato per risanare i nevrosi, è andato per tutta la Galilea risuscitando i morti, guarendo gli ammalati, liberando gli ossessi, e hanno bloccato i suoi piedi sulla croce. Beati voi quando seguirete la via del Signore, e quando vi crocifiggeranno, quando vi insulteranno, perché avete fatto quello che ho fatto io, perché vostro è il regno dei cieli. Vi adesso, figli, assiepatevi attorno a me. Io sono il Signore Dio vostro, colui che vi ama. Il mio sguardo si posa su di voi, o miei umili, o miei poveri, sotto voi siete il mio popolo. Voi siete coloro che io ho chiamato alla grande gioia del cielo, ma vi faccio passare attraverso la tribolazione. Non vi mancherà il pane della tribolazione, l'acqua dell'afflizione, perché questo è il pane, questa è l'acqua del viaggio. Ma i vostri occhi vedranno il vostro Maestro, le vostre orecchie udranno la sua parola. Io sono in mezzo a voi, camminate con me dietro di me. Io sono la via, questa è la strada. Per questa strada io vi condurrò alla casa di mio Padre, dove sarete felici, dove ogni pianto cesserà, dove la morte stessa sarà vinta, dove ci sarà soltanto gioia e pace. Che gli altri non vi ingannino, che gli altri non vi insidiano nelle vostre aspettative. Io sono il Signore Dio vostro, io sono la bocca della verità. Amen. Gesù, tu sei qui in mezzo a noi, ti chiediamo che i nostri occhi siano rivolti a te, come gli occhi dei servi sono rivolti al padrone, come gli occhi delle serve sono rivolti alla propria padrona, così i nostri occhi sono rivolti a te, ma tu non sei il padrone o la padrona. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Padre e il nostro fratello. Tu sei venuto per salvarci e stai qui in mezzo a noi come uno che serve, non come uno che comanda. O Gesù, che ti sei fatto servo di tutti, noi ci prostriamo davanti a te questa mattina e ti lodiamo e ti benediciamo. Ma ti ringraziamo questa mattina per il dono del Natale. Vedi Gesù, tutto questo popolo si prepara al Santo Natale. Ti chiediamo Gesù di guardarci tutti con occhio di amore e di farci sentire fratelli tra di noi. Signore Gesù, non è concepibile un Natale senza l'amore. Tu sei l'amore incarnato, tu sei sceso dal cielo per noi e per la nostra salvezza. Tu scendi qui in mezzo a noi per dirci: siete fratelli, amatevi tra di voi, io dimoro in mezzo a voi per amalgamarvi gli uni agli altri, ed è per questo che io vi ho raccolto tutti uno per uno e non ho rifiutato nessuno nel mio corpo. Voi siete il mio corpo, e come un membro del corpo non odio l'altro membro, come una mano non odia l'altra mano, come un occhio non odia l'altro occhio, così neanche voi dovete essere in disaccordo, neanche voi dovete disprezzarvi. Non si è mai sentito dire che un piede disprezzi l'altro piede, che una mano disprezzi il piede, che un occhio disprezzi l'orecchio, perché tutti appartengono, membri di un unico corpo, alla persona. Signore Gesù, fa che noi siamo saggi, che ci amiamo gli uni gli altri a causa tua, perché in ognuno di noi ci sei tu, perché ognuno di noi ripeta la propria dignità da colui a cui appartiene. Signore Gesù, rendici saggi in questo e non insipienti,
come gli uomini di questo mondo. Reggici saggi, o Signore, tocchi il nostro cuore per comprendere queste cose. Facci una sola cosa tra di noi, fa che i nostri vincoli di amore crescano e ci sentiamo un cor solo, un'anima sola, perché così tu hai fatto bene le cose ed è per questo che hai mandato il tuo spirito ed è per questo che tu ci nutri con il tuo corpo e il tuo sangue, perché vuoi l'unità tra di noi. Signore Gesù, ti chiediamo di guardare a quelli che operano divisioni in mezzo a noi, che operano divisioni nelle famiglie. Convertili, o Signore, convertili, o Signore. Noi dobbiamo fare unione, non disunione. Soltanto il male dobbiamo separare da noi, soltanto il peccato dobbiamo separare da noi, soltanto quello che viene dal maligno dobbiamo separare da noi. Ma tutto ciò che appartiene a te e gli uomini appartengono a te, dobbiamo essere uniti in te e ritrovare in te la pace e la serenità. Signore, questa mattina io ti chiedo, qui ai tuoi piedi, e noi tutti ti chiediamo, mandi il tuo spirito di unione tra di noi, perché ti possiamo esaltare, benedire, possiamo cantare a te e possiamo tutti celebrare il Santo Natale. Signore Gesù, riporta la pace nelle famiglie, riconduci gli uomini in casa, le donne in casa, dove i bambini attendono, ricompone la pace familiare, a tutti gli attriti che ci sono nelle famiglie, nei gruppi. Signore Gesù, Re della pace, vieni questa mattina in mezzo a noi, vogliamo prepararci così al Santo Natale. E adesso, Signore, noi come un cuor solo e un'anima sola, anche se feriti, selezionati, vogliamo metterci in piedi e vogliamo cantare a te, unico Signore. La pace scende da te, non possiamo operarla noi, l'unione la fai tu, o Signore, non possiamo farla noi, ma noi siamo qui riuniti perché vogliamo implorare da te l'unione dei cuori, l'unione delle menti, vogliamo implorare da te la pace che noi stessi non sappiamo fare. Signore Gesù, vieni, vieni Signore Gesù, a te cantiamo. Dovete impegnarvi, fratelli e sorelle, questo è il messaggio che ci viene dal Signore, personalmente a fare pace con chi vi vuole fare guerra, con chi è in assio con voi, a prescindere chi ha ragione e chi non ha ragione. Anzi, l'esortazione del Signore è questa: chi ha ragione vada a chiedere scusa a chi ha torto. Secondo il criterio umano, chi ha torto deve chiedere perdono a chi ha ragione. Invece il Signore questa mattina ci dice: chi ha ragione chieda perdono a chi ha torto. È difficile questo. Come? Io ho ragione, io sono stato offeso, io sono stato malmenato e devo chiedere perdono. Fallo, perché è connesso una grande grazia di pacificazione interiore a chi chiede scusa, perdono, pur avendo ragione, a chi ha il torto di averci offese. È duro questo sermone? È duro, però è necessario se vogliamo entrare nell'ottica di Cristo. E adesso una parola sul senso della nostra opera che facciamo, che conduciamo con tanto impegno e con tanta partecipazione da parte vostra, è il ministero di intercessione. Voglio cogliere questa occasione, appena pochi minuti, per fissare bene le idee
sia noi che operiamo qui come un cuor solo, un'anima sola, come comunità, sia anche che le idee siano chiare a voi che partecipate. Guardate, quando venite qui tutti formate un'unica comunità, la comunità terapeutica, dove ci si guarisce per la presenza del Signore. Ma quelli che esercitano un ministero specifico, ossia il ministero di intercessione, hanno sempre davanti ai loro occhi queste idee base. Il ministero che noi esercitiamo è ministero di intercessione, cioè di preghiera, il che si intende che si prega e si fa pregare. Per cui è ministero di preghiera, in cui noi preghiamo per i fratelli e induciamo i fratelli a pregare, perché l'unico che può o liberare, o guarire, o consolare è il Signore. E lo preghiamo e lo facciamo pregare perché sia Lui a venire per liberare, per guarire, per consolare. Questa idea deve essere chiara, è ministero di preghiera, in cui noi preghiamo e induciamo gli altri a pregare. A favore di chi viene esercitato questo ministero? A favore dei sofferenti. Chi sono i sofferenti? Tre branche di sofferenti: quelli che sono oppressi o dal maligno, o da turbe maligne, o da tentazioni, qui il campo è vasto, tutti gli oppressi, i vessati, i perseguitati, ossia gli oppressi. E allora noi pratichiamo la preghiera per la liberazione. Per la liberazione, però preghiera per la liberazione. Preghiamo Gesù, il liberatore, che venga a liberare, e induciamo la persona a pregare, i parenti a pregare, l'assemblea a pregare, perché il Signore, l'unico liberatore, liberi. E preghiera non è esorcismo, l'esorcismo lo fa il sacerdote autorizzato, ma è preghiera. Nessuno si arrischi a fare altre forme di intercessione. Secondo, la guarigione. Nella guarigione noi non attacchiamo né la malattia fisica, né la malattia psichica, né la malattia spirituale, ma noi veniamo in aiuto alla persona, la quale si può ammalare nel pneuma, cioè nella parte, nel livello spirituale, si può ammalare nel livello emozionale, può essere ammalata a livello fisico. Noi facciamo la preghiera sulla persona malata, o a livello spirituale, o a livello psichico, o a livello materiale. Non curiamo la malattia né fisica, né psichica, né spirituale direttamente, ma curiamo la persona e la mettiamo davanti a Gesù, tutti insieme, perché il Signore Gesù guarisca la persona, sia che sia ammalata nello spirito, sia che sia ammalata nella psiche o sfera emozionale, sia che sia ammalata nel fisico. E siccome sappiamo che la persona umana è una, quando la persona umana si ammala in una sfera, c'è il riflesso di malattia nelle altre sfere. Chi si ammala nel pneuma,
ossia nello spirito, ha un riflesso nella psiche e anche nel corpo. Chi è ammalato nel corpo ha un riflesso nella psiche e nello spirito. Noi preghiamo per la persona, non preghiamo per la malattia. Questo deve essere molto chiaro. Preghiamo per la persona malata, malata nello spirito, malata nella psiche, malata nel corpo. Tante persone credono che noi facciamo un ministero di guarigione fisica. La guarigione fisica si può ottenere per tante vie. Noi a Frascati ogni anno facciamo così scuola di ministero, ministeriale. A Pergusa facciamo corsi ministeriali. Peccato che quelli che operano in questo settore non sono presenti a questi corsi che si fanno continuamente. Però è bene che le idee principali siano ben chiare, altrimenti noi andiamo fuori strada. Nella guarigione fisica, che è quella che più crediamo che sia oggetto della nostra preghiera e per cui la maggior parte della gente viene qui, la guarigione fisica si ottiene attraverso 7 vie. Abbiamo parlato l'anno scorso delle vie di guarigione, le vie cristiane e le vie esoteriche di guarigione. 7 e 7. Peccato che non siano state presenti. Le vie di guarigione cristiana, quelle che vengono dall'alto, vengono da Dio, sono tante. Dio ci guarisce attraverso il medico. Dio ci guarisce attraverso i sacramenti. Dio ci guarisce attraverso la preghiera. Dio ci guarisce attraverso l'intercessione dei santi. Dio ci guarisce attraverso i luoghi, pellegrinaggio. Dio ci guarisce attraverso la preghiera comunitaria. E Dio ci guarisce attraverso il ministero. 7 vie di guarigione fisica. Tante volte succede questo. Quando si fa una forte preghiera di lode, lo notiamo, una forte preghiera di lode nei nostri gruppi, si guarisce. Abbiamo assistito a guarigioni fisiche, cancri che si sono sciolti, fermati, paralitici che si sono alzati, soltanto lodando il Signore, senza nessuna intercessione, lodando il Signore. Tanti malati guariscono nei nostri gruppi durante la Santa Eucaristia, quando viene partecipato con fede. Durante l'Eucaristia tanti guariscono senza preghiere di intercessione. Nei nostri gruppi, non altrove, ci si guarisce durante la penitenza, cioè quando la comunità prega, la persona si confessa e allora durante la penitenza avviene una guarigione, anche fisica. Tante volte avviene la guarigione con l'unzione dell'olio, semplicemente unzione dell'olio. Tante volte avviene la guarigione quando la persona è nell'assemblea e si ritrova insieme con i fratelli che si amano, l'amore guarisce. Voglio dirvi questo per sottolineare che la guarigione fisica avviene in diverse maniere, non attraverso la posizione delle mani, anche questa è una maniera, è una via. La preghiera che noi facciamo è una via,
ma ci sono altre sei vie attraverso cui il Signore ci guarisce fisicamente. Per cui quando noi parliamo di ministeri di guarigione, e ministeri di guarigione però con questa chiarezza di idee. Ecco perché quando venite per domandare una preghiera di guarigione, perché chiedete la via di guarigione attraverso l'imposizione delle mani? Ci sono altre vie. Lodate il Signore e si guarisce. Andate all'Eucaristia e si guarisce. Andate alla penitenza e si guarisce. Fatevi fare l'unzione degli infermi e si guarisce. Mettetevi in comunità insieme e amatevi e si guarisce. Andate in un santuario a pregare alla Madonna e si guarisce. Pregate i santi e si guarisce. Parla di guarigione fisica. Non annettete la vostra guarigione alla preghiera che fa il fratello o la sorella, no.